Quindi è stato, si parla solo di conferme, ecco, in questo caso solo una conferma, è stato prolungato di un anno, semplicemente non c'è niente di nuovo. Mentre l'esonero contributivo, quello che abbiamo visto per la prima volta quest'anno, che è stato dello 0,8% fino a luglio, poi è stato portato al 2% e adesso viene portato addirittura al 3%. Quindi da luglio in poi, se ricordate, è stato portato al 2%, l'abbiamo convogliato nel mese di settembre, se non sbaglio, settembre-ottobre, non mi ricordo più, comunque l'abbiamo convogliato tra settembre e ottobre, però di fatto i primi 6 mesi è stato lo 0,8%. Da luglio a dicembre è stato lo 2%. Adesso l'hanno portato addirittura fino al 3% per i lavoratori con una retribuzione mensile inferiore ai 1.923 euro. Quindi sostanzialmente hanno aumentato questo sgravio per coloro che hanno meno di 1.923 euro mensili. E hanno lasciato il 2% per i lavoratori che hanno una retribuzione compresa fra i 1.923 e i 1.962 euro mensili, quindi l'hanno lasciato confermato al 2%, e per gli altri ovviamente non è previsto perché vuole andare ad aiutare un pochino le fasce più basse, i lavoratori con un reddito un pochino più basso. La modalità di calcolo è esattamente uguale, non cambia rispetto a quello che è stato il 2022. Un'altra novità che è stata introdotta dalla legge di bilancio è stato una modifica a quello che è il congedo parentale. Il congedo parentale è la maternità facoltativa, per capirci, quindi quella che viene presa dopo i 5 mesi di obbligatoria, che può essere presa dal padre o dalla madre, no? E in questo caso qua cosa hanno previsto? Hanno previsto che sostanzialmente un mese di questo congedo parentale, quindi non viene aumentato il numero di mesi di congedo parentale, ma semplicemente un mese viene pagato all'80% invece del 30%. Ora, in questo caso, diciamo che stiamo aspettando comunque dei chiarimenti dall'INPS di applicazione, perché la questione è, ad esempio, dato che il congedo parentale, per capirci, può essere preso dal padre o dalla madre, e può essere preso anche a giorni o a ore, nel limite massimo appunto dei 9 mesi. La domanda è: se, ad esempio, la mamma inizia a prendere questo congedo parentale per prima e viene pagata la prima settimana, perché ipotizziamo che prenda solo una settimana all'80%, poi dovrà prenderlo la mamma sempre, cioè nel senso quell'80% sarà legato alla mamma, o potrà, ad esempio, se prende una settimana al papà, poi essere papà pagato all'80%? Questi sono, diciamo, un po' tutti i dubbi che devono essere chiariti. Quello che si sa è che appunto il congedo obbligatorio di maternità o di paternità deve finire dopo il 31 dicembre 2022 per aver diritto a questo mese pagato all'80%. Facciamo attenzione che per congedo obbligatorio si intende o il congedo della madre, quello dei 5 mesi, o il congedo del padre, quello dei 10 giorni, quello obbligatorio, o il congedo alternativo del padre, vale a dire qualora ci siano situazioni molto particolari, ad esempio la morte della madre, piuttosto che il mancato riconoscimento da parte della madre del figlio, insomma queste situazioni veramente molto particolari, in quel caso il padre ha diritto a prendersi 5 mesi, e in quel caso ovviamente avrà diritto lui a questo mese pagato all'80%. Allora, per quanto riguarda un'altra novità legata alla riduzione del cuneo fiscale, oltre all'esonero che ho detto precedentemente, scusate, c'è la detassazione dei premi di produttività. Allora, la detassazione dei premi di produttività, come sapete, è comunque un regime abbastanza vantaggioso per lavoratore e datore di lavoro, e sostanzialmente prevede che nel momento in cui vengano sottoscritti degli accordi territoriali o aziendali,
che prevedano dei risultati legati all'efficienza, all'innovazione, alla qualità, e questi risultati poi vengano raggiunti in un periodo così definito congruo, il datore di lavoro possa erogare dei premi, appunto, che abbiano una tassazione agevolata del 10%. Ora, questi premi per quest'anno, per il 2023, questa tassazione è stata portata dal 10 al 5%. Quindi questa è un'altra novità importante, diciamo, relativamente a questa legge di bilancio. Quali sono, ricordiamo solo, quali sono gli elementi essenziali affinché si possa applicare la detassazione? Allora, in primo luogo, allora, l'importo detassabile comunque è massimo 3.000 euro, 4.000 se c'è il coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Che insomma è una cosa abbastanza particolare, però nella generalità dei casi 3.000 euro. E se è previsto nell'accordo, il lavoratore potrà convertire il premio in welfare. Per quanto riguarda invece la procedura, ricordiamo che deve esserci appunto un accordo sottoscritto con i sindacati e questo accordo deve essere depositato entro 30 giorni dalla firma. Presso, in passato era l'ispettorato del lavoro, adesso viene fatto con una procedura telematica su Click Lavoro. I destinatari, chi sono? I lavoratori dipendenti, quindi sono assolutamente esclusi i COCO, ad esempio gli amministratori tirocinanti, perché si parla di lavoratori dipendenti, che non devono aver avuto nell'anno precedente un reddito superiore agli 80.000 euro, dove dobbiamo considerare ad esempio anche le pensioni. Quindi, in questi casi qua, se sono lavoratore dipendente o ho avuto un reddito nell'anno precedente, in questo caso quindi nel 2022, inferiore agli 80.000, potrò accedere a questa detassazione. Altrimenti, anche se il mio datore di lavoro ha sottoscritto l'accordo e ha fatto tutto, io non potrò accederci. E i risultati premiabili, quali sono? Sono quelli legati appunto, dicevamo, alla produttività, alla redditività, alla qualità, all'efficienza e all'innovazione, devono essere risultati che siano oggettivamente verificabili e deve essere definito un periodo congruo di valutazione. E dove periodo congruo, io consiglio di lasciare almeno 6 mesi per quello che è definito periodo congruo, quindi oggi definisco gli obiettivi e devono essere verificabili comunque in un tempo non inferiore a 6 mesi affinché sostanzialmente non abbiate problemi in caso di controlli, ecco. E come vediamo è comunque interessante il premio a livello appunto di lavoratore, nel senso che per un premio di 2.500 euro, dove si viene convertito in welfare, lordo è uguale a netto, come sappiamo, normalmente con una tassazione del 10%. Il lavoratore avrebbe 2.036 euro, quest'anno avrebbe comunque qualcosa in più. Un ragionamento che si può fare è che sostanzialmente in questo modo il legislatore spinge un po' a non convertire il premio in welfare perché è veramente abbastanza è vantaggiosa questa tassazione comunque. Prestazioni di lavoro occasionale. Allora, parliamo dei voucher, presto, cioè i vecchi voucher INPS, quindi quelle prestazioni che devono essere sostanzialmente pagate tramite appunto il portale presto dell'INPS. Quindi in questo caso qua, non parliamo, per chiarire, delle ritenute d'acconto, quelle del 20%, di quel tipo di collaborazione occasionale. Parliamo proprio di quelle prestazioni pagate con i voucher INPS, che sono esenti ai fini fiscali e appunto sono una cosa diversa rispetto alle prestazioni occasionali pagate al 20%. Quindi, cosa è stato fatto? È stato aumentato il limite massimo sostanzialmente. È da 5 a 10 mila euro l'anno, dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore. Resta comunque inalterato il limite dei 5 mila euro percepibili dal prestatore.
Il ricorso alle prestazioni occasionali, anche in questo caso è stato cambiato qualcosina, cioè mentre prima era possibile per i datori di lavoro che non occupavano più di 5 lavoratori, in questo caso è stato alzato il tetto a 10 lavoratori, quindi hanno allargato un pochino sostanzialmente le maglie dell'utilizzo di questi voucher. Inoltre hanno sostanzialmente le nuove disposizioni, appunto, hanno anche inserito le attività lavorative di natura occasionale che possono essere pagate tramite questi voucher nell'ambito appunto delle discoteche, delle sale da ballo, eccetera, eccetera. E ricordo una cosa interessante, che questi voucher possono essere erogati anche ai percettori, ad esempio, di NASPI, e essendo esenti, cioè non dovendo neanche essere dichiarati, a differenza della ritenuta d'acconto del 20%, non vanno ad intaccare, ad esempio, l'ammontare della NASPI che viene erogato mensilmente al prestatore. Quindi sono comunque uno strumento, a mio avviso, interessante per quanto macchinoso, nel senso che per poterli utilizzare bisogna prima caricare i soldi tramite F24 sulla piattaforma INPS, aspettare una decina di giorni, dopodiché, previa registrazione del prestatore, dovrà registrarsi sul sito INPS, fornire l'IBAN, tutti i dati. A quel punto io come utilizzatore potrò sostanzialmente assegnare dei voucher presto, si chiamano così, dei voucher al mio prestatore, che vedrà vedersi fare un bonifico direttamente dall'INPS, al netto ovviamente dei contributi, insomma, dei contributi previsti. Allora, smart working. Allora, che cosa cambia anche in questo senso? Allora, in questo senso semplicemente è stato prorogato fino al 31 marzo la modalità agevolata, quindi per cui non è necessario avere sostanzialmente il contratto di smart working, però è stato prorogato per ora solo per i lavoratori che hanno delle patologie definite dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, quindi ad esempio parliamo dei cardiopatici, per capirci. I lavoratori fragili, intesi come disabili gravi, con figli disabili, caregivers, hanno diritto alla priorità, ma non hanno più un diritto assoluto, come non accedono più alla modalità semplificata, come invece coloro che hanno questo tipo di patologie. E in ultimo, altro argomento di forte interesse, buoni benzina 2023. Allora, come penso che insomma molti di voi probabilmente hanno utilizzato, nel 2022 ci sono stati questi buoni benzina da 200 euro che erano in più, on top rispetto ai 258 euro classici di buoni spesa che potevano essere erogati ai lavoratori, per cui io sostanzialmente potevo dare al mio lavoratore 258 euro di buoni di spesa più 200 euro di buoni carburante. Poi, se vi ricordate, sostanzialmente ad agosto, se non sbaglio, è stato aumentato il limite nel 2022 da 258 a 600 euro di buoni spesa che potevo dare, quindi fringe benefit, per poi portarlo a novembre a 3.000 euro. Ora, quest'anno la fotografia è questa: nel 2023 avremo sempre 258 euro, perché per ora quelli sono di buoni spesa o fringe benefit in generale, quindi beni e servizi che io posso dare al mio lavoratore, più 200 euro di buoni carburante. Allora, pare, finché insomma non arrivano chiarimenti di diverso tipo, sembra che le regole siano le stesse del 2022. Quindi, gli posso dare, allora, come modalità di erogazione, posso darlo come appunto anche ad personam, quindi non è necessario un regolamento aziendale, non è necessario avere dei particolari criteri di assegnazione, posso erogarlo sostanzialmente a chi mi pare, ad personam, appunto. Periodo di erogazione: dobbiamo rientrare nell'anno fiscale 2023, quindi deve essere erogato entro il 12 dicembre 2024.
è cumulabile, come dicevo, con gli altri buoni spesa, quindi io potrò dare in tutto 458 euro, di cui 258, ad esempio, di buoni spesa e 200 di buoni benzina. Destinatari, se parliamo dei lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla soglia di reddito, quindi a differenza di quello che dicevamo prima per i premi di produttività, posso darlo a tutti, anche a chi ha 100.000 euro di reddito. E rimangono esclusi però chi? I co.co.co., gli amministratori e gli stagisti, cioè coloro che non hanno un reddito da lavoro dipendente, perché questi qua hanno un reddito da lavoro, come si dice, assimilato al lavoro dipendente, ma non hanno un reddito da lavoro dipendente. In busta paga è raccomandabile farlo passare con sostanzialmente due voci diverse rispetto ai fringe benefit, in modo da evitare problemi in caso di controllo per far capire che appunto sono i 200 euro di buoni benzina e che non vanno confusi con i 258 euro di fringe benefit. E, se connesso al rapporto di lavoro, il buono carburante è anche deducibile, quindi è deducibile dai costi dell'azienda. Ricordiamo infine che si dice buono carburante, ma in realtà può comprendere anche, ad esempio, ovviamente non solo la benzina, ma ad esempio anche le ricariche delle macchine elettriche, ad esempio, e di solito è dato tramite appunto delle schede nominali con le quali sostanzialmente si va dal benzinaio e si fa sostanzialmente la benzina.